taglio del nastro a Piave di Teco per l'11ª edizione dell'Expo della Valle Arroscia, una 3 giorni dedicata principalmente all'enogastronomia, ai prodotti tipici, alle aziende locali e alla valorizzazione del territorio. Una manifestazione fortemente sostenuta dalla Camera di Commercio Riviera di Liguria, sempre attenta a tutto ciò che riguarda l'entroterra, la sua cultura e le sue tradizioni. Piave di Teco è veramente centrale perché è la vetrina dell'Alta Valle Arroscia, degli 11 comuni, con una rappresentazione delle eccellenze dell'agroalimentare, ma non solo, dell'enogastronomia, di questa bellissima porzione di territorio della provincia di Imperia. Ai quali si aggiungono tavole rotonde incentrate in questa 11ª edizione sulla riqualificazione dei beni architettonici e sulle infrastrutture, come è stata l'E28, Aurelia Bis e soprattutto l'Armo Cantarana. Expo Valle Arroscia, il cui successo si conferma anno dopo anno, vanta il supporto anche di Regione Liguria, sempre presente per tutto ciò che riguarda le radici dell'intero territorio a partire dalle vallate. Con la promozione che abbiamo attuato come Regione Liguria di sviluppare tutte queste Expo del nostro entroterra, credo che abbiamo fatto una cosa importante perché abbiamo dato dignità, abbiamo ridato anche vitalità a questi luoghi, tant'è che ogni anno sia i cittadini che i turisti, che numerosi vengono sulla nostra riviera, ci chiedono quando ci sono appuntamenti di questo tipo. E Piave di Teco negli ultimi anni è riuscita a ricavarsi un posto di tutto rispetto nel comparto turistico, culturale, ma soprattutto enogastronomico. Negli ultimi anni sono state recuperate delle eccellenze vinicole, ha ripreso la coltivazione dell'olivo. E in più abbiamo la componente del recupero dei grandi tesori d'arte che questa città molto importante nel passato aveva, tipo il teatro che è alle mie spalle, e adesso ci occuperemo del recupero del convento degli Agostiniani. A cui si aggiunge la volontà di risolvere l'annoso problema della viabilità a partire appunto dalla statale 28 e dall'ormai storico progetto dell'Armo Cantarana.